Partiti. In vantaggio si porta Barbaricina nei confronti di Braccialetto Rosso, che ha all'interno il Carbonaro, poi Picciredda, ancora Bantayan con in coda a qualche lunghezza Opaloca. Buona l'andatura imposta da Barbaricina, che guadagna circa 5 lunghezze nei confronti di Braccialetto Rosso, quello che lo insegue, poi ancora più indietro è il Carbonaro in quarta posizione a circa 6 lunghezze del Carbonaro, Picciredda davanti a Bantayan e Opaloca. Lunga fila indiana all'imbocco della curva in pista grande, con Barbaricina che l'ha presa molto allegra ed è in netto vantaggio nei confronti di Braccialetto Rosso. Più indietro il Carbonaro, ancora segue Picciredda scavalcata da Bantayan e da Opaloca. Siamo ora in retta di arrivo con Barbaricina che la affronta ancora con 4 lunghezze di vantaggio nei confronti di Braccialetto Rosso, che lascia molto più indietro il Carbonaro avvicinato da Bantayan e Opaloca. Siamo a 500 dal palo e Barbaricina è ancora saldamente al comando nei confronti di Braccialetto Rosso, che cerca di avvicinarsi. Più indietro vediamo il Carbonaro su Opaloca. Siamo a 250 dal palo, Barbaricina è sotto l'attacco di Braccialetto Rosso e ancora più all'esterno di il Carbonaro. C'è lotta con Barbaricina, Braccialetto Rosso e il Carbonaro in lotta. Nel finale passa in leggero vantaggio il Carbonaro nei confronti di Braccialetto Rosso e Barbaricina, tutti molto vicini su Opaloca. Andiamo a rivedere le immagini. Barbaricina è calata nel tratto finale e all'esterno il Carbonaro è riuscito a prendere una testa di vantaggio nei confronti di Braccialetto Rosso. A ridosso terza ancora Barbaricina, quindi 2-5-4 il probabile ufficioso arrivo della prima corsa di Napoli.